Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Dunque, Natale per fortuna sta arrivando. Dico per fortuna perché insieme a Natale arrivano anche le vacanze. Dunque per Natale è convenzione farsi dei regali. Dunque questo video è dedicato a questo. Oggi infatti parleremo dei migliori prodotti tecnologici che si possono regalare in questo Natale 2016. Il primo oggetto è abbastanza costoso e andrà ad accontentare tutti voi che siete appassionati del mondo dei droni e delle riprese aeree. Dunque, sto parlando del DJI Mavic Pro. È un buon compromesso tra un drone di fascia alta e un drone molto portatile. Infatti unisce le grandi qualità di registrazione video del Phantom 4 con un drone di dimensioni davvero ridotte. Dunque un drone davvero fantastico perché costa poco più di 1.000 euro, che è molto meno rispetto a quanto può essere ad esempio un Inspire One, e vi consente di portare in giro il vostro drone senza particolari case e senza confezioni particolarmente grandi. Offre comunque una grande qualità, per cui vi consiglio di andare a vederlo. Il link a questo prodotto lo trovate naturalmente in descrizione. Rimaniamo nell'ambito audio e video e parliamo in questo caso di una fotocamera compatta, la Sony A6300. Questa fotocamera compatta è davvero fantastica perché unisce piccole dimensioni a grandi qualità di registrazione. Infatti può essere utilizzata anche per registrare filmati fino in 4K e inoltre ha la grande capacità delle mirrorless di avere la possibilità di registrare video in condizioni di scarsa luminosità e avere ISO davvero elevati senza presentare troppo rumore. Dunque per il velocissimo autofocus, per l'utilizzo in scarsa luminosità e la grande qualità della registrazione video fino in 4K, la Sony A6300 è la fotocamera che vi consiglio per queste vacanze 2016. Anche in questo caso il link del prodotto lo trovate nella descrizione del video. Per il nostro terzo oggetto passiamo dalle mirrorless alle action camera. Stiamo parlando infatti di GoPro. GoPro ha rilasciato la Hero 5 e la Hero Session 5, ovvero la versione più piccola e più portatile della Hero 5. Quest'anno GoPro finalmente ha incorporato ciò che era la qualità migliore della Hero 4 Session, ovvero la possibilità di utilizzare la fotocamera anche in acqua senza andare a inserire il case esterno, anche sulla GoPro Hero 5. Infatti è utilizzabile anche senza case esterno ed è davvero fantastico. Vi consiglio questa action camera perché è l'ultima della generazione GoPro e quindi è la migliore sul mercato. Vi consente di realizzare video in 4K davvero fantastici, sono migliorate anche in questo caso le condizioni in scarsa luminosità, infatti potrete andare a riprendere anche in scarsa luminosità, anche se in ogni caso le action camera non sono pensate per questo. Inoltre è assolutamente adatta ad ogni tipo di sport, infatti è proprio per questo che sono nate le action camera, ve le consiglio per andare a sciare in questo inverno 2016. Se volete acquistare anche voi questo prodotto, nella descrizione del video trovate il link ad Amazon. Ovviamente la GoPro Hero 5 costa davvero tanto, per cui abbiamo una soluzione anche per chi vuole spendere un attimo di meno senza andare a perdere troppo in termini di qualità. Sto parlando della Xiaomi YI2, è una soluzione da circa 250 euro, che è poco più della metà di quello che costa la GoPro Hero 5. Questa fotocamera ci consente anche in questo caso di andare a realizzare video in risoluzione 4K, ci permette anche di andare a fare video in 1080p a 60 frame al secondo, ha un sensore Sony, per cui non è una fotocamera cinese che non vale niente, è una fotocamera davvero valida, ha un LCD sul retro che ci permette di andare a vedere in live view quello che stiamo registrando, c'è anche un'applicazione per smartphone per utilizzare questa fotocamera ed è un'alternativa davvero valida alla GoPro e la consiglio a tutti coloro che vogliono un'action camera di buona qualità senza però restare in rosso. Dunque per questo Natale 2016 la Xiaomi YI2 potrebbe essere la soluzione giusta. Anche in questo caso il link del prodotto lo trovate nella descrizione del video. Dunque, fino ad adesso abbiamo parlato di prodotti che costano davvero tanto e andiamo adesso ad abbassare notevolmente la fascia di prezzo. Voglio infatti parlarvi dello speaker Archer A106. Ho già parlato di questo speaker in un altro video, infatti trovate il link da qualche parte in sovraimpressione che vi porta direttamente alla recensione di questo prodotto. È davvero fantastico, infatti è rivestito in gomma per cui non andrà a ballare sul tavolo, è waterproof, infatti può essere utilizzato a Natale nella neve e d'estate nel mare, per cui praticamente è lo speaker adatto a tutte le stagioni, è possibile attaccarlo a un cordino in questa sezione qui, ha dei bassi davvero fantastici, può essere utilizzato con l'ultima tecnologia di Bluetooth, ha una batteria davvero davvero lunga, vi permette di avere quasi 10 ore di riproduzione non stop. I controlli sono tutti quanti sul vostro smartphone, per cui potete andare ad abbassare e alzare il volume dal vostro smartphone. Dallo speaker invece potete soltanto spostarvi tra le varie canzoni. Dunque è una scelta davvero fantastica per tutte le stagioni. Costa soltanto 20 euro su Amazon, per cui penso sia un ottimo affare. Dunque il prossimo prodotto di cui voglio parlarvi oggi è l'Edimax N300, non è altro che un piccolo ripetitore del segnale Wi-Fi. Dunque vi parlo di questo particolare modello perché sono stato a casa di un mio amico e abbiamo testato due diversi ripetitori Wi-Fi. Uno della Netgear, che dovrebbe essere più affidabile, di una marca più conosciuta, dunque più
performante, invece ha vinto l'Edimax N300, che è anche un quarto della dimensione del router Netgear. Dunque questo piccolo dispositivo è in grado di ampliare di molto il vostro segnale wifi, va configurato vicino al vostro router, dopodiché può essere spostato in qualunque punto della casa, basta che ci sia una buona ricezione del segnale sorgente. Dunque ha un ottimo range di portata e è davvero semplice da utilizzare. Ho fatto una recensione anche su questo prodotto, dunque la trovate in descrizione e in sovraimpressione sul video. Se volete acquistarlo, in descrizione trovate il link ad Amazon. Quando penso a Natale mi viene in mente subito l'albero di Natale con tutte le lucine che si accendono e si spengono. Dunque il Natale è anche simbolo di colori. E infatti vi voglio parlare di LED. Se non sapete che cosa comprare a qualcuno che ama la tecnologia, comprategli una striscia di LED. Non serve comprarne una che può essere controllata tramite wifi, che può essere controllata tramite il vostro smartphone. Basta una che può essere anche controllata tramite telecomando, che costa quindi davvero poco, di cui vi lascio il link in descrizione, che va a dare un aspetto diverso al vostro setup, alla vostra stanza, e tutti coloro che amano la tecnologia generalmente amano anche LED, per cui sicuramente non farete una scelta sbagliata da questo punto di vista. Se dunque non sapete che cosa regalare a una persona che ama la tecnologia ma volete spendere davvero poco, i LED sono la scelta giusta. Dunque spero di avervi dato delle ottime idee per quanto riguarda un regalo a una persona che ama la tecnologia, sia che voi abbiate un budget molto ampio, sia che voi abbiate un budget molto ristretto. Dunque questo video finisce qui, se vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale per altri video come questo, trovate tutti i link dei prodotti in descrizione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!